Benvenuti in questo ultimo video di 9000 giri e elaborazioni. Io sono Luca, responsabile struttura. Io sono Mirko, responsabile invece officina. Ci troviamo qui nell'officina grande, la nostra struttura composta da due officine separate adiacenti, quella un po' più grande dove effettuiamo più che altro lavori di riparazione e quella un po' più piccola che vedremo eventualmente dopo, dove prevalentemente operiamo sulle elaborazioni, sulla preparazione vettura. Vi vorrei far vedere nello specifico un lavoro abbastanza particolare che stiamo facendo su una BMW, ci avviciniamo e vi facciamo vedere i vari dettagli. Questa è una BMW che ci è arrivata recentemente su carro attrezzi, è un 4 cilindri in linea, una BMW 320 da 184 cavalli, la serie è la F30. Come dicevo, il cliente ci ha chiamato, ci ha mandato questa macchina che non era marciante, per controllare e vedere che tipo di problematica fosse e ovviamente risolverla. Quindi siamo qui nell'officina grande perché è un problema più di riparazione che non di elaborazione. Attaccata alla diagnosi abbiamo visto subito che il problema si presentava più grave di quello che pensavamo, quindi non era un problema di accensione come poteva essere candela, bobina, cavi candela o cose del genere, ma mancava proprio la compressione sul primo cilindro. E lì quindi abbiamo dovuto, per andare ad approfondire diciamo in maniera più specifica la problematica, aprire la testa e ci siamo accorti che il problema è molto più serio di quello che apparentemente poteva essere. Io adesso passerei la parola al mio capo officina che vi spiega più in dettaglio che cosa stiamo facendo per risolvere il problema, quali cause hanno portato al tipo di rottura e la soluzione in tempi rapidi che speriamo di riuscire a dare al cliente. Allora, il problema più grosso è stato appunto che mancava compressione a un cilindro. Abbiamo aperto la testa, controllato e effettivamente ci siamo accorti che un pistone era completamente andato. Come si può ben vedere, si è completamente bruciato, spaccato le fasce, quindi perdita di compressione. E ovviamente bisogna rifare il motore. Il lavoro che volevamo fare era rettificare tutto, cambiare e rimontare il motore con pistoni nuovi. Il problema è che non ci sono né pezzi di ricambio né si può rettificare perché il monoblocco in alto, la camera di combustione, si è ovalizzata. Ovviamente la detonazione ha scaldato molto con conseguenza di rottura appunto del pistone e dell'ovalizzazione delle canne dei quattro cilindri. L'unica soluzione adesso purtroppo prendere un motore nuovo in BMW, quindi rimontarlo su e poi giustamente fare una mappa, diciamo stock, per una macchina che non ha nessuna preparazione particolare. In più il cliente sul turbo vuole a questo punto fare una revisione montando delle giranti in Avional in maniera da avere un pochettino di più di spunto e non avere problemi di rottura o quant'altro. Quindi, come vi ha detto Mirko, diciamo al di là della riparazione che noi pensiamo di svolgere e di definire nel giro di un mese, ci vogliono 15 giorni per avere il motore che arriva direttamente da Monaco, non ce l'avevano in stock in Italia, comunque siamo riusciti a recuperarlo, dovevamo fare il montaggio. Ecco, il suggerimento che noi diamo, perché al di là della riparazione bisogna sempre andare a capire la causa del problema, perché uno può riparare ma se dopo non va a trovare la causa il problema ovviamente si ripresenta. Quindi, come vi aveva accennato Mirko, il problema non è che sono stati fatti dei lavori molto particolari, è solo stata fatta in maniera eccessiva, decisamente eccessiva, una mappatura che ha portato a un surriscaldamento del monoblocco e quindi una rottura veramente consistente. Un danno del genere soprattutto superiamo sicuramente i 10.000 euro. Quindi, al di là di questo, il consiglio che noi diamo è sempre quello di non chiedere mai delle estremizzazioni su preparazioni motore piuttosto che altre parti meccaniche, perché il fatto di estremizzare negli interventi può portare appunto a dei danni seri come in questo caso. Quindi noi di solito consigliamo ai nostri clienti, nel caso di una mappatura, di rimanere sempre all'interno di un certo range. Questo non perché non siamo capaci di andare oltre, ma perché vogliamo evitare questo tipo di problema. Quindi vogliamo dare sì una macchina più performante al cliente, un pochino più di coppia, un pochino più di potenza, non c'è bisogno di avere un missile, sennò il cliente alla fine poteva vendere questa, comprare un M3 avrebbe risolto il problema, perché comprare una macchina del genere, esagerare nella richiesta di potenza e poi spendere una cifra importante per rimetterla a posto, secondo me non è assolutamente saggio. Quindi mi raccomando, il successo
suggerimento finale che vi diamo è quello di fare delle preparazioni però con la testa, quindi non eccedere mai. Questo è il nostro consiglio. Come di consueto, seguiteci sempre su YouTube, cliccate sulla campanella in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Alla prossima! We'll be right back.